Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori. Allora, Presidente Sacchi, noi riceviamo spesso e ascoltiamo spesso la voce di cittadini di vari comitati del Centro Storico di Roma, ma anche cittadini normali, diciamo, non affiliati in comitato, che contestano la movida nel centro storico della nostra città. Voi invece, come operatori della FIPE, avete messo in evidenza un aspetto, mi permetto di dire giustamente, giustissimamente, che è un aspetto molto importante. Cioè, la movida, se regolata con regole chiare e condivise, non è solo degrado, ma può anche portare e far bene al centro storico. In che modo? Guardi, assolutamente, assolutamente, lei da attento osservatore delle nostre dichiarazioni, delle nostre posizioni, ha messo in luce quello che è il nostro, la nostra posizione sull'argomento. Cioè, la movida, abbiamo sempre detto e ribadiamo anche oggi, nonostante quello che accade poi di fatto per le strade del centro la sera tardi, a volte anche la notte, nonostante questo ribadiamo che la movida non va demonizzata affatto, non è un aspetto negativo, diciamo, della società odierna, ma è un aspetto molto importante perché è un fattore aggregante per i giovani, e questo è stato anche, diciamo, su questo siamo supportati, ovvero ci siamo avvalsi di numerosi studi di valenti facoltà di psicologia di diverse università, l'ultima che stavo leggendo poco fa, insomma, anche della Sapienza di Roma, che proprio, diciamo, evidenziano questo aspetto promovente di aggregazione per i giovani e quindi come fattore di crescita e fattore sociale importante. Diversamente avremo soluzioni che potrebbero essere di una degenerazione maggiore. Ma lei ha detto anche un'altra cosa, che comunque la movida deve essere, insomma, riportata a quello che sono i suoi aspetti sani, e bisogna andare a evidenziare e a poter colpire gli aspetti dei generi che fanno, insomma, rovinano, diciamo, questo aspetto sociale che comunque è importante, indipendentemente poi dal valore economico che può avere per la città, indipendentemente di questo, io parlo di quello che può essere il valore sociale del fenomeno movida. Certo. Per fare questo, come si fa? Oggi come oggi nel centro di Roma intervenire non è più una cosa facile. Non è una cosa facile perché sono passati troppi treni, ci sono state troppe variazioni del tessuto commerciale, sarà inutile dirlo, però lo ribadisco perché in fondo abbiamo lavorato in questi anni, abbiamo denunciato questi pericoli che c'erano in atto e nessuna amministrazione ci ha ascoltato, e il pericolo è la liberalizzazione selvaggia che c'è stata degli esercizi di somministrazione, ovvero quando fino a 10 anni fa si poteva prendere un alcolico soltanto da un professionista che faceva quel lavoro da anni in un locale deputato a quel tipo di vendita, oggi lo si può fare dappertutto, in modo più o meno, diciamo, legale. E questo ha creato una confusione e ha creato queste forme, diciamo, degeneri che notiamo. Diciamo, se praticamente il fenomeno dell'abusivismo, ovviamente, che viene tagliato fuori da queste misure, da queste, diciamo, linee di demarcazione legali, ci rendiamo conto di che situazione, ci rendiamo conto in quale problematica dobbiamo andare a tentare soluzioni, insomma. Possiamo dire, Presidente, che adesso andare a legiferare, a regolamentare questo settore vuol dire dover recuperare anni e anni di scelte fatte non mi faccia sentire quella parola, di leggi ce ne sono troppe, sono nell'argomento anche abbastanza chiare, in altri casi no, in questo argomento sono abbastanza chiare, cioè è chiaro sapere chi può vendere l'alcol, è chiaro sapere, è chiaro, diciamo, venire a individuare con precisione a chi si può vendere alcol e chi può farlo e quali sono le salvaguardie per la salute pubblica e per la salute soprattutto dei giovani che bisogna adottare. Sono chiare le norme, e purtroppo in questa confusione di ogni uscio che vende qualcosa di alimentare, siamo arrivati alla situazione che
che viviamo in questi periodi. Presidente, come risponde, visto insomma la sua posizione, ripeto, secondo me condivisibile, mi espongo, lo dico senza alcun problema, queste crociate antimovida vanno bene solo se sono crociate contro la movida negativa, ma per pensare che a Roma alle 11 si debba chiudere tutto è assurdo, perché non avviene nelle altre città europee. Non vedo perché Roma debba rinunciare a questa parte della sua vita se regolamentata. Però le chiedo come risponde, visto che è una posizione piuttosto particolare la sua, di fronte ad esempio a chi oggi dimostra, Legambiente, il Corriere.it con la nostra Lilli Garrone hanno fatto questo monitoraggio mostrando che praticamente la movida fa più rumore di un aereo al decollo. Sì. Come le dicevo, anche sul rumore ci sono delle leggi precise. Purtroppo per contrastare le degenerazioni della movida bisogna mettere in campo più controlli. L'unico modo è quello di mettere in campo più controlli diciamo non soltanto agli esercizi ma anche ai consumatori, anche allo svolgimento diciamo pubblico della vita notturna. Del resto se si fa confusione per strada insomma una pattuglia di controllo lo può rilevare chiaramente in modo facile. Poi giustamente vanno fatti anche i controlli agli esercizi che vendono alcolici, però mi voglio augurare che non si vadano a controllare soltanto i soliti noti, perché i bar e i ristoranti, quelli insomma, che lo fanno con tanto di autorizzazione e competenza, mi permetta di dirlo, sono ben noti alle forze ispettive, ben noti nelle anagrafi amministrative dei municipi e sono facilmente individuabili. Ma è inutile andare da questi che comunque sono professionisti delle vendite, andiamo da chi invece vende alcol e non può fare. Andiamo da chi vende alcol per strada, come è stato monitorato, comprandolo e poi rivendendolo così senza avere nessun tipo di supporto di negozio o di altro tipo di attività. Lo stesso per quanto riguarda le vendite ambulanti. Facciamo anche questi controlli così allargati. Quindi il Presidente ritiene che insomma l'importante è che ci sia il rispetto delle regole, poi il problema che si è venuto a creare a livello mediatico sulla movida insomma è relativo. Regole in più non è relativo, è giusto che diciamo venga comunque monitorato il fenomeno, è giusto che si conoscano tutte quante le posizioni, che poi sono tutte quante posizioni giuste e apprezzabili, perché chi vive a Trastevere si lamenta che è diventato rumoroso la sera, non lo metto in dubbio, però del resto uno dei punti più noti del pianeta è normale che la sera sia rumoroso, soprattutto certo. In un periodo certo. In cui c'è tanto turismo, quindi c'è tanta gente che gira, c'è tanta gente che vuole, per l'esempio che abbiamo scelto, venire a Trastevere, ci sono tanti giovani più che in passato che girano, perché i nostri clienti turisti, tra i nostri clienti turisti si è abbassato il livello medio delle. Certo. E quindi vanno proprio alla ricerca di posti dove fare una vita, cioè incontrare altri giovani e socializzare, come dicevamo prima. È vero. Quindi a questo punto io capisco che poi a Trastevere, non me lo vogliono quelli che ho capito questo esempio, c'è il rumore la sera, però insomma fino a un certo livello è fisiologico, poi a un certo punto no, appunto che il controllo ci indica. Il controllo che rispetti le regole che già ci sono. Certo. E poi questi controlli sugli esercizi, perché non è possibile che tutti quanti vendano alcol. Certo. Che un barista praticamente c'ha una licenza da mettere da rischiare, per cui ci sta attento, uno. Due, c'ha delle formazioni di base e quindi conosce le norme, è associato a un'associazione, per cui con la semplice parola può avere tutta l'assistenza di cui ha bisogno. Certo, un avventuriero che mi apre un negozio, magari certo, non c'è una dubbio. Formula strana, cioè una formula legale, ma insomma poi con paralegale, diciamo così. Certo. Magari che so, vendi panini, però dal panino all'acqua minerale, alla diretta, il passo è breve.
passaggi come so. Certo, presidente, noi la ringraziamo, è molto chiaro quel che lei grazie, ci ha detto. Grazie presidente. Grazie, arrivederci, buon lavoro. Ringraziamo Nazareno Sacchi, presidente della FIPE Confcommercio.